Io sono convinto, e la mia convinzione non è da oggi ma è da un po' di tempo, che un vinosofo è anche solare, soprattutto solare, e vedendo questo abbigliamento la solarità rispecchia tutto, ma quella solarità e quelle stupende fragranze sono qui, in queste bottiglie. Franco De Usagno, mi sbaglio? Sono perfettamente d'accordo, perché io dico sempre che Chiusa Grande si basa su una vinosofia ben precisa, quindi sono il primo a dire che è importante il pensiero che c'è dietro, però poi io dico sempre che quello che conta è se il vino si fa bere o no, tutto il resto sono chiacchiere che diventano sterili se il vino non ti affascina, non ti seduce, non ti invoglia a continuare a bere. Quindi il vino buono, in poche parole secondo me, è il vino che si fa bere. Il grande vino è quel vino che ti fa scattare un'attrazione fatale per cui tu vuoi continuare a bere fino all'appagamento totale dei sensi o all'autodistruzione in senso etilico. Il pioniere del bio? Ma diciamo che una delle prime aziende che si è convertita al biologico in tempi non sospetti, e è stata una scelta sicuramente dettata da motivi, diciamo, personali, intimi, quindi non da motivi commerciali, ragion per cui negli anni mi sono sempre orientato in quella direzione, fino a diventare una delle aziende agricole più certificate d'Europa, quindi dal biologico alla tutela dell'ambiente, alla qualità, la carbon footprint, quindi diciamo una scelta di vita, ecco. Franco De Usagno, l'azienda Chiusa Grande in questo senso non deve dimostrare ormai più nulla, ma il mercato italiano, estero, parliamo di estero, il biologico come è visto all'estero? Ma in genere all'estero c'è una maggiore attenzione che in Italia al biologico, però diciamo ormai il trend è uniforme, l'attenzione e l'interesse per il biologico è in costante crescita un po' in tutti i mercati. Vogliamo ricordare quel spumante che hai presentato non più di un anno fa? Sì, meno di un anno fa. Lo spumante si chiama Deus, è uno spumante metodo classico. E diciamo che due versioni. Nelle due versioni c'è il bianco e c'è il rosé, è un metodo classico fatto in prevalenza di vitigni autoctoni che sono Montepulciano e Pecorino, e poi c'è una piccola presenza di Chardonnay come vitigno internazionale. Per il momento parliamo della versione Brut, sia del bianco che del rosé. Prossimamente usciremo con un padosè, quindi con zucchero proprio a zero, e è stato pensato, quindi è dedicato a Gabriele D'Annunzio per il 150esimo della nascita.